Ora, nel pregare, non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Ammetto di confondermi un po'. Quando prego, devo avere ben presente l'esempio di Gesù e restare quindi in ginocchio per molto tempo? E in tutto questo tempo, cosa dirò a Dio? Certo, inizio con lodi e con ringraziamenti. Poi vedo passare nei miei pensieri, una ad una, le persone per le quali sto pregando. E questo mi piace, perché mi aiuta a ricordarmi di loro e mi rende felice, perché ho la certezza che Dio si sta occupando di loro. A volte piango, e a volte invece sono carica di energia. A volte sono molto molto concentrata e altre volte mi accorgo di volare altrove, con ogni sorta di pensiero che distoglie la mia attenzione dal motivo per cui sono in ginocchio. Se poi è sera, ripenso alla giornata trascorsa e sento molta difficoltà nel rimanere concentrata. A volte la stanchezza prevale e le parole che desidero esprimere si spengono man mano che tentano di prendere forma. È in quel preciso istante che mi sento piccola e fragile. Mi sento incapace e provo imbarazzo davanti a Dio. Chiedo perdono e chiudo confidando nel fatto che Lui conosca ogni mia necessità e quelle di coloro per cui prego. La mattina invece la preghiera diventa una fonte di energia. La mente è lucida e carica di buoni propositi. Invoco lo Spirito Santo e a volte allargo le braccia in segno di accoglienza. Mi sento protetta e compresa totalmente. Mi sento a volte in un abbraccio speciale. Ho modo di stare da sola con Gesù per un po' di tempo. Dovremmo pregare più spesso, utilizzando le stesse parole contenute nella Bibbia. E forse dovremmo chiedere a Dio di comprendere meglio il potere racchiuso nella preghiera. E umilmente rimaniamo in attesa di ascoltare i sospiri del Consolatore. Qual è la tua esperienza con la preghiera? Raccontala a qualcuno. Qualcuno che incontrerai oggi e sicuramente farà del bene a te e a chi ti ascolterà. Che Dio ci benedica e buona giornata.